Ciao a tutti ragazzi, buonasera, benvenuti. Oggi newsletter penso corta, veloce, ma di un valore incredibile. Siamo in un video privato tra me e voi, quindi posso dire quello che voglio, usare i termini che voglio. Se con questa newsletter non fate entro domani un libro, siete dei cazzari. Il giorno 1° di gennaio io ho fatto 5 libri. Di questi 5 libri, 2 li ho ancora in lavorazione, 3 sono già pubblicati. Perché vi faccio vedere per filo e per segno cosa dovete fare, come dovete farlo, utilizzando ChatGPT. Come avrete immaginato, sono diventato un super fan io. Perché? Perché ci può veramente dare una mano, ci aiuta in una maniera incredibile. Quindi, come il buon marketing generale insegna, ascoltate, copiate, migliorate, pubblicate e incassate. Ok? Andiamo subito al sodo. Cosa ci serve per il nostro libro? Keyword profittevole, e questa dovete sbattervi voi. Dopodiché facciamo la nostra ricerca sul tipo di customer. A chi andiamo a vendere questo libro? Chi è la persona giusta che può essere interessata al nostro libro? Come facciamo a darglielo? Poi ci servirà il titolo, un outline, il copyright, la pagina di copyright, il contenuto, le illustrazioni, la chiusura e la richiesta di recensione. Dopodiché pubblichiamo e abbiamo finito. Allora, per questo esempio utilizzerò il mercato italiano per fare in modo che non ci siano incomprensioni, che io non mi spieghi male o qualcosa del genere. E quando sentite parlare di numeri, ad esempio di capitoli o robe varie, io ne prenderò magari 2, 3, 4, voi naturalmente dovete fare quelli che vi servono. Boh, non mi dilungo, andiamo subito al sodo. Keyword, facciamo finta di aver già trovato la nostra keyword buona e quindi andiamo direttamente a studiare il nostro customer. Come facciamo? Ad esempio, questo è il libro, ve lo faccio vedere, che ho preso per esempio. Il dinosauro che non sapeva dire, grazie. Quindi, a chi si rivolge? Andiamo a vedere. Allora, di sicuro è un libro per bambini. Dalla descrizione vediamo se capiamo qualcosa. Allora, grazie a questa favola illustrata, il tuo piccoletto quindi si rivolge a genitori che comprano un libro per i bambini. Imparerà a dire grazie comprendendo il vero significato, essere riconoscente, rispettoso, empatia, praticare gentilezza verso gli altri bimbi, vivrà al meglio il suo presente non dando niente per scontato. Quindi sappiamo che è qualcosa che è una favoletta che serve ai genitori per far capire ai figli, ai figli oppure ai nonni per i nipoti, il significato del grazie, come essere più empatici, come essere gentili con gli altri bambini e come vivere bene il presente. Una volta che sappiamo questo, andiamo su ChatGPT e cosa gli chiediamo? Gli chiediamo di scriverci una favoletta. Allora, scrivi una favoletta. Allora, per bambini che insegni i valori della gentilezza, autostima, poi cosa c'era ancora? Gentilezza, autostima, empatia. Empatia e educazione. Ok? E quindi gli abbiamo detto che libro vogliamo che lui ci scriva, che storiellina vogliamo che lui ci scriva. Però noi abbiamo detto che la devono comprare genitori e nonni, quindi scrivi una fatta per bambini. Educazione. Che aiuti i genitori a far capire queste cose ai propri figli. Vediamo cosa ci dice, se funziona. E infatti, come volevo dimostrare, non funziona.
lui parte a gestire a nostra richiesta. C'era una volta un bambino di nome Roberto che viveva in un piccolo paese. Roberto era molto timido e non aveva molti amici. Un giorno, mentre camminava per le strade del paese, incontrò un gattino che aveva bisogno di aiuto. Il gattino era intrappolato in un cespuglio e Roberto con gentilezza lo liberò. Da quel giorno in poi, Roberto e il gattino divennero inseparabili amici. Il gattino gli insegnò l'empatia, aiutandolo a capire i bisogni degli altri. Roberto imparò che aiutare gli altri lo faceva sentire felice e gli dava autostima. Roberto incontrò anche un bambino di nome Marco, che aveva un brutto carattere e non era molto gentile con gli altri. Roberto, con educazione e pazienza, cercò di mostrargli l'importanza della gentilezza e della generosità. Con il tempo Marco cambiò il suo modo di essere e diventò un bambino migliore. Roberto imparò che essere gentili e aiutare gli altri non solo fa sentire bene se stessi, ma aiuta anche gli altri a essere felici. E così Roberto divenne un bambino più felice e aveva molti amici, grazie alla sua gentilezza, autostima, empatia e buona educazione. Qui avete visto, c'è un errore grammaticale. Naturalmente, quando voi finite tutto il testo, ricontrollate, fate le correzioni e tutto. È sempre un tool che ci deve aiutare. La morale di questa storia è che la gentilezza, l'autostima, l'empatia e una buona educazione sono importanti valori che ci aiutano a diventare persone migliori e a vivere in un mondo migliore. Perfetto, la nostra favoletta è fatta. Però, mamma, cosa ci facciamo? Saranno 400 parole, certo, saranno 400 parole, però possiamo dirgli a ChatGPT. E poi dividerla in, nel mio caso, adesso facciamo in tre capitoli. Voi farete 10, 20, 30, 8, 6, quello che vi serve per la ricerca che avete fatto. Noi facciamo, guarda, 4 capitoli. Certo, la favola può essere divisa in 4 capitoli come segue. Capitolo 1, Roberto incontra il gattino e lui ce la va a dividere. Incontra un gattino intrappolato in un cestino, il gattino diventa suo amico e gli insegna l'empatia. Capitolo 2, Roberto impara l'importanza della gentilezza. Roberto capisce che aiutare gli altri lo fa sentire felice, gli dà autostima, impara che essere gentile e aiutare gli altri non fa solo sentire bene se stessi, bla bla bla. Capitolo 4, Roberto diventa un bambino migliore. Perfetto, abbiamo i nostri 4 capitoli. Adesso cosa facciamo? Andiamo a controllare il nostro foglio, quindi abbiamo la keyword, l'acquirente, il titolo, l'outline, il copy lo facciamo fare dopo, il contenuto abbiamo sviluppato, dobbiamo però chiedergli di andare avanti. E quindi gli diciamo, perfetto, puoi rendere ogni capitolo una storiella più lunga. Certo, posso stendere ogni capitolo per renderlo una storiella più lunga. Capitolo 1. Adesso non sto a rileggervelo tutto. Vado avanti su spiegarvi che cosa succederà. Una volta che noi avremo i nostri capitoli, cosa ci serve? Ci serve da inserire le immagini. E avete visto, ad esempio, nel libro che io ho preso di esempio, che tipo di immagini ci sono? Ve lo faccio vedere. Sono immagini semplicissime da generare, vedete? Sono proprio un pattern posteriore e gli animaletti davanti. Voi dovrete adattarlo alla vostra storia. Dopodiché prendiamo un capitolo, lo dividiamo in 4, 5, 6, quello che ci serve, prompt, storielline, e lo incolliamo sulla nostra paginetta. Vi state capendo in che modo fare il libro? È semplicissimo, ve lo sto dicendo per filo e per segno, eh? Intanto guardate, ancora il capitolo 1 appena finito. Capitolo 2, Roberto impara l'importanza della gentilezza. Poi naturalmente al posto di Roberto voi dovrete mettere il tema del vostro libro. Può essere un frutto, una verdura. Ad esempio, se dovete fare un libro comico, si usa la verdura. Che verdura? La verdura che fa ridere i bambini. Se avete bambini attorno e voi gli dite, che ne so, vuoi che ti racconto la favola di un ravanello?
E il bambino vi dirà: no, non mi interessa. Perché? Perché a livello mentale ci sono delle verdure, delle frutte, delle cose che sui bambini, più sono piccoli e più hanno effetto. Fate una prova, provate a dire al bambino: ti racconto una favola su un peperone. Il bambino, appena gli dite ti racconto una favola su un peperone, lui si mette a ridere. Fate questa prova. Allora, adesso abbiamo finito i nostri quattro capitoli e già abbiamo un tot. Allora, puoi contare quante parole hai usato in questa favola. Comunque, possiamo farlo in un altro modo. C'è un modo per farlo, non ve lo dico perché è esattamente quello che utilizzo io. Però posso darvi un'altra informazione. Tutte le intelligenze artificiali, compreso ChatGPT, è possibile addestrarle per farci dare risposte che lui non vuole dare. Ad esempio, le intelligenze artificiali sono apolitiche. C'è però modo di fargli dare delle risposte che riguardano la politica. Sono contro il riconoscimento come si dice, della parità di genere. Possiamo però fargli parlare di gay, di lesbiche, di quello che vogliamo. Ci sono dei modi per addestrarle, che attualmente tengo per me, ma che naturalmente prima o poi verranno fuori. Ok, allora adesso cosa ci mancava? Abbiamo detto, riapriamo il nostro file, titolo outline copy. Ah, ci manca la pagina di copyright. Puoi generare una pagina di introduzione alla mia favola, e così abbiamo anche l'introduzione. Dopo gli chiederemo: puoi generare in legalese di copyright. Lui sta ancora facendoci l'intro, eh? Ormai non sto più a dirvi che cosa fare perché cazzarola dovrebbe essere abbastanza palese. Stiamo facendo insieme un libro da zero, ragazzi. Tenete anche il tempo. Cos'è passato? 7 minuti, 10 minuti, non lo so. Dopo vediamo la fine del video. Ok. Ci facciamo la nostra pagina. Vedete, cioè qualunque cosa ci serve per un libro, io la sto facendo fare. Addirittura le immagini, io le potrei generare con Midjourney. Questo ve lo lascio fare a voi perché l'esempio abbiamo preso una roba proprio semplicissima. Prendete una pagina di Canva, prendete dei font da Creative Fabrica a seconda dell'argomento che vi servono, gli date uno sfondo colorato, mettete il sole, mettete il laghetto, mettete due piante, appoggiate dentro le immagini, calcolate che in questo esempio ci stiamo rivolgendo a dei bambini molto piccoli. Ok, abbiamo la pagina di copyright, cosa ci serve poi? Puoi crearmi una. Allora, rieccoci, dicevamo, ci manca una sales letter, quindi puoi crearmi una letter per un target così composto: mamme e papà, poi mamme e papà. Poi gli diciamo: utilizza come punti di dolore bambino maleducato, poca autostima. Sto andando a braccia io, sto proprio inventando. Poi voi dovete naturalmente mettere quali sono le cose che dovete colpire. Qui cosa abbiamo detto? Che è maleducato, poca autostima,
Boh, basta. Vediamo cosa ci dice. Certo, posso creare una lettera di vendita per un target composto da mamme e papà che hanno bambini con problemi di malnutrizione e poca autostima. Ecco un esempio di come potrebbe essere la lettera. Questa qui è l'outline per la nostra descrizione, quindi anche su questo non dobbiamo andare a impazzire, a fare chissà che cosa, ci sta dando tutto lui. Noi dobbiamo soltanto controllare e andare ad adattare a quello che ci serve. Carissime mamme e carissimi papà, siamo lieti di presentarvi una nuova favola che mira a insegnare ai vostri bambini valori importanti come la gentilezza, l'autostima, l'empatia e l'educazione. Come genitori sappiamo che la maleducazione e la mancanza di autostima sono problemi comuni che i bambini possono incontrare. Ci sentiamo impotenti quando vediamo i nostri figli che non riescono a interagire con gli altri, che non hanno il coraggio di parlare in pubblico e che non hanno la fiducia in se stessi per raggiungere i loro obiettivi. Sta facendo pressione? Per fare in modo che un genitore si riconosca in quella situazione, vada ad acquistare questo libro perché ha già quel disagio. E questo libro, attraverso la pagina di vendita, la descrizione di vendita, va a fare leva sul fatto che loro possono risolvere questa problematica che hanno con i figli. È qui che entra in gioco la nostra favola. La storia segue le avventure di Roberto, un bambino timido che attraverso la sua esperienza imparerà i valori di gentilezza, autostima, empatia e buona educazione. Roberto imparerà che aiutare gli altri lo fa sentire felice e gli dà autostima. E che essere gentili e aiutare gli altri non solo fa sentire bene se stessi, ma aiuta anche gli altri a essere felici. La morale di questa storia è che la gentilezza, l'autostima, l'empatia e una buona educazione sono importanti valori che ci aiutano a diventare persone migliori e vivere in un mondo migliore. Questa favola è scritta per i bambini, ma è ugualmente importante per gli adulti, in quanto rappresenta un ricordo che ci riconduce alla semplicità e all'innocenza dell'infanzia. È una storia che incoraggia i bambini a essere gentili, generosi e comprensivi, ma soprattutto a credere in se stessi. Vi invitiamo a leggere questa favola insieme ai vostri bambini e a discutere dei valori che essa rappresenta, sicuri che diventerà un'esperienza indimenticabile per tutti. Per ordinare la vostra copia vi preghiamo di cliccare sul link qui sotto. Grazie per l'interesse, bo bo bo, ciao ciao ciao, tu. E anche questa l'abbiamo fatta. Cosa ci manca ancora? Ci manca titolo e sottotitolo. Riprendiamo il nostro libro d'esempio, che era questo. Facciamo finta che le keyword che noi abbiamo individuato per titolo e sottotitolo siano dinosauro, favola illustrata, gratitudine, gentilezza, tutte queste qui, no? Quindi facciamo così. Ricordatevi che io sto prendendo un libro a caso di esempio, voi dovete usare le vostre keyword. Puoi creare un titolo e un sottotitolo di massimo 200 parole che contenga le parole. Abbiamo detto, cos'era? Boh, parole. Allora, abbiamo detto che deve essere la keyword in questo caso dell'esempio è Roberto. Quindi Roberto, poi grazie, non sapeva dire grazie. Favola illustrata va bene. In rima no. Gentilezza sì, empatia sì, storia con morale per bambini. Ok, vediamo cosa genera. Allora, abbiamo detto che abbiamo fatto anche titolo e sottotitolo. Controlliamo cosa ci manca. Le illustrazioni abbiamo detto le fate voi, la chiusura l'abbiamo già fatta, la richiesta di recensione. Proviamo. Puoi generare una richiesta di recensione per coloro che leggono libro? Sì, posso generare una richiesta di recensione per coloro che leggono il tuo libro. Ecco un esempio di come potrebbe essere, cari lettori. Siamo lieti che abbiate deciso di leggere la nostra favola. Grazie Roberto, una favola illustrata con gentile, sulla gentilezza e empatia. Bla 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 bla. Rappresenta un ricordo che ci viene dalla semplicità e l'innocenza dell'infanzia. Ci
Ci piacerebbe sapere la vostra opinione sulla favola, se vi è piaciuta e se avete trovato utili i valori trasmessi, vi chiediamo una recensione su Amazon o sulle altre piattaforme di vendita e condividere la vostra esperienza con gli altri lettori. A questo punto io faccio una cosa. Puoi renderla strappalacrime convincente? Vediamo cosa succede, eh? Puoi elaborarla per essere più convincente. Cavacca, devo riavviarlo perché in questi giorni è super bloccato e in questo momento si è ribloccato. Allora, facciamo una roba. Io lo riavvio. Intanto qui ci siamo arrivati, sapete dove siamo arrivati e tutto quanto. Facciamo una nuova chat, vediamo. Vedi. Non me lo fa perché? Perché bisogna andare a riprendere l'altra. Allora, riandiamo qua, vediamo se adesso parte. Niente, è bloccato così. Vabbè, però avete capito che cosa bisogna fare. Il tempo no. Ah, certo, posso. Come c'è? Un esempio potrebbe essere. Cari lettori, siamo entusiasti che abbiate deciso di immergervi nella favola Grazie Roberto, una favola illustrata. Adesso lui ci va a creare la versione più convincente della nostra cosa. Un'altra cosa che potete fare, che io spesso sto facendo in questi giorni, è sulla descrizione. Adesso vi faccio vedere appena finisce l'ultima cosa e poi vi lascio perché veramente vi ho fatto io un libro, dovete cambiare soltanto i nomi e l'argomento, cioè ditemi voi come fareste senza un mamo anche voi. Fatemi sapere se vi sto dicendo cazzate perché sapete che mi piace ricevere i vostri messaggi e con il tempo che ho a disposizione li leggo tutti, quindi mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, che tipo di risultato avete avuto, se vi ho detto cazzate sui tempi e tutto quanto. Allora, vi ringraziamo in anticipo per il, non ha finito, ma lo andiamo a prendere da sopra, un'altra cosa. Quest'ora purtroppo in America adesso è piena giornata lavorativa e lo stanno sfruttando da far paura. Un'altra cosa che gli potete chiedere è puoi rendere la pagina di vendita. Pagina di vendita SEO friendly. Vedete. Comunque, in questo caso vi avrebbe rimesso a posto la descrizione in modo da farlo anche rankare sui motori di ricerca se utilizzate altri modi di pubblicazione che non siano Amazon. Boh, direi che è tutto questa sera e spero che vi piaccia la newsletter di oggi. E vi ripeto, fatemi sapere cosa ne pensate perché è importante sapere in che direzione andiamo. Per il resto, ci aggiorniamo presto. Ragazzi, aspetto i vostri messaggi. Ciao a tutti e grazie. Thank you.